Mi piace molto le verdure, la mia preferita. Ha un buonissimo sapore. E voilà, la pizza è servita. Ma non siamo a Napoli, siamo ad Amman, in Giordania, dove la pizza è una rarità ed è diventata un progetto che sta facendo decine di clienti ogni sera nel cuore della capitale. Qui nel cortile della parrocchia di Mar Yusif se ne può assaggiare una qualità al trancio in tanti gusti diversi, insieme ad altre specialità italiane, come grazie alla volontà dei francescani di Assisi, all'aiuto della ONG Un Ponte Per e a Don Mario Cornioli, che ha messo insieme un bel numero di rifugiati iracheni e ha dato loro una seconda possibilità. L'inverno non è stato semplice, anche perché era l'inizio del progetto. Poi con l'estate siamo riusciti a venire fuori, dove abbiamo un bell'ambiente, si sta bene la sera, quindi tanta gente è venuta. Adesso il progetto è autosostenibile, riusciamo a pagare tutti gli stipendi. I rifugiati vengono da Karakosh e da Mosul, cioè dalle aree a presenza cristiana perseguitate dall'ISIS. Qualcuno di loro viveva a Baghdad, come il capo cuoco che a Baghdad aveva un ristorante saltato in aria a causa di un devastante attentato. Facevamo falafel, kebab e tutti i piatti locali. I rifugiati non si trovano male in Giordania, ma restano sempre un corpo estraneo nella società. E se chiedete al capo cuoco dove vede il suo futuro, vi risponderà: a Baghdad. Non ho dubbi.